Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi uno storico dell'arte, un molto bravo, molto importante, che tutti conoscono. Infatti in 2-3 già l'hanno fermato, il piccolo pezzetto di Toscanelli è qui. Allora, così volevo, siccome lui si è occupato anche della Costituzione e soprattutto dell'articolo 9, di cui ci parlerà ora lui e poi il professor Settis, e mi sembrava che allargavamo un po' l'orizzonte rispetto ai nostri consueti relatori. E questo importante discorso è cultura e patrimonio nel progetto della Costituzione. Il professor Montanari, che si è occupato soprattutto di arte barocca, ma anche di storia e patrimonio culturale, che si è formato, come forse sapete, alla Normale di Pisa, che è il meglio, ecco, e poi ha insegnato a lungo, mi pare Federico II ha insegnato a lungo, Federico II di Napoli, e adesso è all'Università Pestalieri di Siena. Allora, i suoi libri, questo è nuovo, l'ho appena visto, L'ora d'arte. Chi è l'editore? Ah, Einaudi, questo è fresco, fresco di stampa, ma poi ce n'è anche uno che può interessare anche per la parte quelli scientifici che lui ha scritto naturalmente su Bernini, su Caravaggio, poi ha fatto anche delle... ha ideato, oltre che condotto, dei programmi televisivi che forse avete visto su Rai 5, che è uno dei pochi canali dove Rai 5 e Rai Storia ci sono rimasti come due canali abbastanza utilizzabili. E a parte questi libri qui, poi Dante aveva scritto anche un libro dal titolo molto suggestivo, Cassandra Muta, che è un po' sull'impegno come civile dell'intellettuale. Ecco, insomma, abbiamo quindi l'articolo 9, la cultura, e adesso lasciamo parlare lui. Grazie. Io sono molto grato alla professoressa Carlassare per questo invito, è un onore essere al tavolo con lei, a cui tutti dobbiamo così tanto come cittadini italiani, immagino come cittadini padovani ancora di più. E è sempre molto bello anche essere a Padova e parlare di Costituzione in un luogo come questo. Ci dimentichiamo spesso che la Costituzione, oltre a dover essere difesa formalmente e soprattutto sostanzialmente, va anche, si direbbe con un linguaggio teatrale, va anche parlata, va continuamente rianimata con i nostri discorsi, con le nostre parole, ed è quello che si fa qua così bene, dunque grazie. L'articolo 9 della Costituzione, ci sono molti modi per affrontare questo testo, che non è un testo soltanto giuridico, ma è anche un testo che noi storici dell'arte consideriamo uno degli apici di quella che chiamiamo la letteratura artistica, cioè quel grande insieme di testi collegati alle opere d'arte, alla storia dell'arte, la traduzione verbale, potremmo dire, della nostra storia figurativa. Si può ricostruirne la genesi dentro l'Assemblea Costituente, l'ho fatto in un libro recente, l'hanno fatto anche altri, ed è molto interessante, come sempre molto avvincente, anche perché si tratta di un articolo per molti versi anomalo rispetto al resto del corpo costituzionale, per tante ragioni, alcune delle quali le vedremo. E poi naturalmente lo si può analizzare partitamente in tutte le sue componenti. Dopo di me parlerà Salvatore Settis del paesaggio, e dunque questo mi facilita molto il compito, perché questo del paesaggio meglio di Salvatore non può parlarmi nessuno, e dunque non ne parlerò io. E invece vorrei provare a concentrarmi su due parole chiave. L'articolo 9 dice: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Io vorrei concentrarmi sul primo comma, sulla cultura, sul significato che ha questa parola, la parola cultura in quel contesto, e poi vorrei concentrarmi sul patrimonio storico e artistico.
naturalmente parlando anche della tutela, e poi di una delle parole più difficili in questo momento, più spinose, più pericolose, e che non a caso compare nei principi fondamentali solo nell'articolo 9, la parola nazione. Mai come oggi, quando l'identità degli italiani viene brandita come una clava contro chi viene da fuori, parola complessa, ma nello stesso tempo cruciale, vitale, per capire noi stessi, la nostra storia e anche il nostro futuro. I principi fondamentali che sono sanciti nell'introduzione e che possono sembrare vaghi e nebulosi corrispondono a realtà ed esigenze di questo momento storico, che sono nello stesso tempo posizioni eterne dello spirito e manifestano un anelito che unisce insieme le correnti democratiche degli immortali principi, quelle anteriori e cristiane del Sermone della Montagna, e le più recenti del Manifesto dei Comunisti, nell'affermazione di qualcosa di comune e di superiore alle loro particolari aspirazioni e fedi. Sono parole di Meun Cheruini, pronunciate nella cruciale seduta finale dell'Assemblea Costituente, il 22 dicembre del 47, e sono parole che spiegano molto bene che cosa sono i principi fondamentali, questi 12 articoli che per fortuna presero il posto di quel preambolo che in una certa fase si pensò che non avrebbe certo avuto la stessa forza normativa e che sono la base, il progetto essenziale del nostro stare insieme. Sono articoli straordinariamente importanti ed alti, e sono articoli la cui formulazione e la cui rilettura oggi ci fanno pensare che Calamandrei non avesse torto quando in uno dei suoi discorsi alla Costituente, in questo caso era il 4 marzo del 47, si domandava: io mi domando, onorevoli colleghi, come i nostri posteri tra 100 anni giudicheranno questa nostra Assemblea Costituente. Siamo a 70, un'idea ce l'abbiamo. Se la sentiranno alta e solenne, come noi sentiamo oggi alta e solenne la Costituente romana, dove un secolo fa sedeva e parlava Giuseppe Mazzini. Io credo di sì, diceva Calamandrei, credo che i nostri posteri sentiranno più di noi tra un secolo che da questa nostra Costituente è nata veramente una nuova storia. Io credo che Calamandrei non si sbagliasse e che questa bella retorica di marca risorgimentale, in fondo, non fosse mal riposta. Credo veramente che l'articolo 9, in particolare, sia uno di quei momenti della nostra Costituzione che ci fa capire fino a che punto iniziasse una nuova storia, o meglio, fino a che punto fosse scritto il progetto di una nuova storia, che poi naturalmente doveva essere attuata e che solo in piccola parte è stata attuata. Cominciamo allora dalla cultura. Questa parola è una parola che compare molto tardi nel dibattito dell'Assemblea Costituente. La cultura, come al solito, arriva all'ultimo momento. Si potrebbe scherzare così. Prima della cultura era arrivata la parola ricerca. Questa idea che la ricerca stia alla base, sia tra i fondamenti del nostro stare insieme, è se possibile forse stata ancora più sottovalutata della parola cultura. Che cosa vuol dire ricerca scientifica e tecnica? Voleva dire ricerca di base, si direbbe oggi, e ricerca applicata. La ricerca applicata, quella immediatamente rivolta ai brevetti, immediatamente rivolta alla produzione di qualcosa, alla economia del paese, e la ricerca di base, tutta la ricerca, quella anche umanistica, è una ricerca intesa in un senso generale, come aspirazione. Vengono in mente le parole che tutti forse ricorderete dell'apologia di Socrate di Platone, quando si dice a Socrate: beh, ti possiamo graziare se te ne vai da Atene, soprattutto se stai zitto. E Socrate risponde: io non posso stare zitto, non mi crederete, ma una vita senza ricerca non è una vita degna di essere vissuta dall'uomo. Quella ricerca è la ricerca della verità, è una ricerca interiore ed è una ricerca della propria umanità. Mettere a fondamento del nostro stare insieme la ricerca e la ricerca della conoscenza significava avere un'idea antimachiavellica dello Stato, non uno Stato basato sull'ignoranza dei sudditi, ma uno Stato, pericolosamente per chi detiene il potere, fondato invece sulla ricerca della verità, sulla conoscenza. E se noi riprendiamo il dibattito della Costituente sulla parola ricerca, troveremo dei passaggi che ci fanno arrossire.
però la ricerca viene proposta da un fisico, Alberto Pignedoli, deputato democristiano, che era allievo di Gilberto Bernardini, e Pignedoli dice: il doloroso andarsene degli scienziati italiani, onorevole colleghi, è un altro punto che voglio richiamare all'Assemblea Costituente. Gli scienziati se ne vanno dall'Italia per ragioni di trattamento economico, per ragioni inerenti alla possibilità di vivere. Gli scienziati se ne vanno, ma il doloroso calvario degli scienziati che se ne vanno all'estero e che la patria perde dovrà essere finita una volta per sempre. Il discorso è molto più lungo, è la fuga dei cervelli, anche se non si chiamava così, è il 47. E si dice che bisogna mettere la ricerca a fondamento della Repubblica perché cessi quell'esodo. Oggi noi siamo tutti molto preoccupati, grazie a chi egemonizza il discorso pubblico dell'imprenditore della paura, su chi arriva in Italia. Ci curiamo molto di meno su chi se ne va dall'Italia, sull'emorragia continua di intelligenze di italiani che se ne vanno, perché qua questa parte della Costituzione non è attuata. Qui sia molto chiaro che mettere la ricerca a fondamento vuol dire dare i soldi alla ricerca, finanziario. La ricerca arriva prima e possiamo ricostruire molto bene il dibattito. Partecipa un ingegnere che è Firrao, che insegna a Napoli, partecipa Umberto Nobile, grande esploratore artico, che è un deputato del Partito Comunista. È bellissimo, sono bellissime le pagine di questo dibattito, perché vediamo alcune delle grandi intelligenze del paese che avevano trovato posto nell'Assemblea Costituente. La cultura arriva all'ultimo momento. Quando Meuccio Ruini, proprio il 22 dicembre del 47, pone in votazione quello che diventerà l'articolo 9, avverte che segnala il concetto aggiunto dello sviluppo culturale in genere. Non ce n'è traccia in nessun documento precedente. Era comparso nel lavoro del Comitato dei 18, cioè un comitato di redazione che, in quanto di redazione, a differenza delle altre commissioni, la commissione 75 e le sue sottocommissioni, non teneva verbali. Non abbiamo verbali del comitato dei 18, anche se un lavoro che in parte è stato fatto, in parte dovremmo ancora fare, è quello di andare a cercare gli archivi privati dei membri del comitato dei 18, che spesso sono ricchi di carte, che di appunti presi durante i lavori. Dunque dobbiamo, se vogliamo sapere chi è il padre della parola cultura in Costituzione, non è solo una curiosità erudita, ma è naturalmente anche un modo per capire, per intendere fino in fondo come dobbiamo leggere, che cosa vuol dire cultura in quella accezione. Possiamo guardare alle biografie di alcuni dei 18: Giuseppe Dossetti, Aldo Moro, ma soprattutto, e non lo dico perché sono fiorentino, Piero Calamandrei. Io ho proposto che sia stato proprio Piero ad aggiungere, a proporre all'ultimo momento in zona Cesarini, come si dice con metafore calcistiche, la parola cultura e il concetto della cultura. Perché? Perché Piero era particolarmente legato a questa parola. Qualche anno prima della Costituente, nel 45, Calamandrei aveva rappresentato la parte civile in un celebre processo, il processo legato all'omicidio dei fratelli Rosselli. E in questo discorso altissimo, in questa arringa dell'avvocato che Calamandrei tiene, c'è un passaggio cruciale sulla cultura. Racconta Calamandrei che Carlo e Nello avevano fondato a Firenze negli anni 20 un primo nucleo di sostanziale resistenza al fascismo e l'avevano chiamato Circolo di Cultura. Con nomi politici e non per prudenza, ma perché convinti profondamente della funzione civile e politica, nel senso più alto, della cultura. Cito Calamandrei nella riga del 45. E allora ai Rosselli, mentre quelli, i fascisti, bastonavano e assassinavano impunemente e la gran massa inerte li lasciava fare, il grande dramma della zona grigia, così ricorrente nella storia del nostro paese, si presentò in termini angosciosi il problema morale dell'Italia. Sono parole che potremmo riferire al nostro momento, dove queste prossime. Perché accadeva questo generale sfaldamento di tutta una struttura nazionale? Perché questo crollo? Perché questa indifferenza? Prima di agire bisognava poter rispondere a queste domande tormentose. Bisognava capire. Per questo, come primo atto di serietà e responsabilità, essi promossero quelle riunioni di amici tormentati dalle stesse domande e assetati anch'essi di capire, che dettero origine al Circolo di Cultura. Quel circolo, che oggi è rinato,
e che ha di diverso soltanto questo che oggi si intitola il loro nome, sono circa di Orsolini. Un episodio che sembra trascurabile, eppure è di lì che comincia la vita politica dei fratelli Orsolini. Io ricordo con dolce malinconia quelle prime riunioni, tenute prima in uno studio legale messo a disposizione da un amico nelle ore serali, una decina di persone e non più, poi in un locale nostro, in Borgo Santi Apostoli, siamo nel cuore della Firenze storica, dove il circolo ebbe pubblicamente la sua sede. Ci riunivamo in quella sala a leggere e a discutere temi di politica, di economia, di letteratura, di morale. Di lì a poco Benedetto Croce dirà: si può fare antifascismo anche commentando un sonetto del Petrarca. Ci riunivamo in quella sala a leggere e a discutere. Una breve introduzione di un relatore preparato che poneva il tema, poi una discussione animatissima che spesso si protraeva per ore. In ogni riunione le idee si chiarivano, i propositi si rafforzavano. A rileggerlo ora a distanza di 20 anni vi si ritrovavano tra i relatori i nomi di uomini che poi nel ventennio successivo hanno portato la stessa chiarezza di idee, la stessa fermezza di propositi negli esili, nei carceri, nel sacrificio della vita. C'era Gaetano Salvemini e c'erano molti altri. Quando è che finisce la vita del circolo? Il 31 dicembre del 24, è l'ultimo dell'anno, nel pomeriggio, dice Calamandrei, quasi festivo, i fascisti entrano nel circolo e buttano dalle finestre tutti i libri, i mobili, tutto. Prendono i libri e li bruciano ai piedi della grande colonna con la statua della giustizia, nota l'avvocato Calamandrei, in piazza Santa Trinita. Il fascismo a Firenze inizia bruciando i libri. Quando, dopo il ventennio, dopo la sanguinosa e faticosa liberazione, si scrive la Costituzione, simbolicamente quei libri, quella cultura, viene messa a fondamento della Repubblica che nasce. L'idea è molto chiara, non so se si può usare ancora la metafora del vaccino in questo paese, ma io credo che i vaccini siano una cosa buona e giusta. La Repubblica appena nata viene vaccinata e si pensa che l'unico vaccino che possa impedire il ritorno del fascismo è la cultura. E dovremmo molto riflettere sul disinvestimento in cultura degli ultimi 30 anni e le sue conseguenze oggi. Ma di questo forse arriveremo a parlare alla fine. Il punto era dunque la cultura come rimedio. Non era soltanto un'idea italiana. Nel 1944 Marc Bloch, il più importante storico europeo, aveva scritto un libro straordinario, un libro che ha convinto me a fare lo storico, anche se dell'arte, un libro che si chiama Il mestiere dello storico o Apologia della storia. È un libro che Bloch, professore ebreo alla Sorbona, forse il più geniale storico del Novecento, scrive in clandestinità, mandato via dalla Sorbona perché è ebreo, e entrato nei ranghi della Resistenza. È un libro che non finisce, perché viene preso dalla Gestapo e fucilato. Questo libro si apre con la domanda di suo figlio di 12 anni: papà, a cosa serve la storia? Una domanda terribile di chi aveva visto entrare i nazisti sotto l'arco di trionfo l'Étoile, una generazione sconfitta, ma questo libro è un libro pieno di coraggio in cui si rivendica con forza la funzione civile e politica della conoscenza. La risposta di Bloch alla domanda del figlio è che il metodo critico della storia è l'unico metodo che permette di distinguere il vero dal falso. Bloch, da soldato della Prima Guerra Mondiale, aveva poi scritto, come storico, un libro su un tema oggi di grande moda, le false notizie. Le false notizie. False notizie che venivano propalate dagli alti comandi durante la Prima Guerra Mondiale o che nascevano spontaneamente, o che venivano fabbricate nei giornali, allora come oggi. Le false notizie come strumento per influenzare l'opinione pubblica. E di fronte a questo il metodo critico della storia, dice Bloch, una via verso il vero e verso il giusto, unico rimedio, dice, alle tossine della propaganda e della menzogna. Oggi noi forse diremmo alle tossine dello storytelling, della narrazione, del marketing, della propaganda politica fatta con altri modi, ma la sicurezza, la solidità culturale degli italiani è l'unico vero presidio. Lo vedremo dopo. Oggi l'Istat ci dice che il 47,8% degli italiani sono analfabeti funzionali, cioè che se date un testo da leggere a metà dei nostri connazionali non sanno esattamente dire cosa c'è scritto. E dunque questo è, come dire, la domanda è: ma il progetto di Calamandrei, di Bloch, il progetto di quella generazione in Europa, cosa ne abbiamo fatto esattamente dopo? Comunque questa è l'idea, io credo, fondamentale della parola cultura.
Quando dopo Firenze viene liberata l'11 agosto del 44, il rettore dell'università ottiene di riaprire il 15 settembre, quel rettore è Calamandrei, e apre con un discorso bellissimo, si chiama L'Italia è ancora qualcosa da dire, in cui non parla di diritto, ma parla quasi solo di paesaggio, storia dell'arte e cultura. Parla dei ponti saltati di Firenze e intitolerà la sua rivista Il Ponte, che esce il primo numero dell'aprile 45, e sulla copertina ha una vignetta che stilizza il Ponte Santa Trina, quello accanto al Circolo Rosselli che era saltato. Parla della cultura come l'unico strumento per rimettere in piedi il paese. Quando il comando alleato gli dice: ma professore, abbiamo ancora i cecchini sulle torri medievali, come facciamo a riaprire l'università? Calamandrei risponde: questo paese si rimette in piedi studiando, con la cultura, con la conoscenza. E siamo nel 44, quindi ben prima dell'assemblea costituente. Io credo che queste esperienze si sedimentino nel pensiero di Calamandrei. In questo discorso c'è un passaggio molto famoso e molto bello, in cui dice: nelle nostre case devastate e saccheggiate noi contempliamo con una stretta al cuore i cumuli di macerie e cerchiamo di riconoscere in quel crollo i vestigi degli oggetti più familiari e più cari. Sotto i travi travolti affiorano le copertine di alcuni vecchi libri, i soli rimasti di uno scaffale sommerso dai calcinacci. Li tiriamo su, li liberiamo dai rottami, li spolveriamo alla meglio. Le loro pagine sono sgualcite e strappate, ma ci si può leggere ancora. Poi fa tre esempi dei libri cardine: Galileo, Dialogo dei massimi sistemi, il manifesto di ogni pensiero critico, irriducibile all'autorità. E quest'altro, Beccaria, dei delitti e delle pene, non ho bisogno di spiegare il perché. E quest'altro ancora, Mazzini, I doveri dell'uomo. Con questi tre libri soli, anche se altra biblioteca non ci rimanesse, possiamo rimetterci con fede al lavoro. L'Italia ha ancora qualcosa da dire agli uomini di tutto il mondo. C'era l'idea fortissima che si dovesse ricominciare di lì. E d'altra parte, quelli che gli studiosi di Costituzione, gli storici dell'Assemblea Costituente chiamano i costituenti ombra, cioè coloro che non facevano parte fisicamente dell'Assemblea, ma che con i loro scritti, il loro pensiero hanno influenzato, in tanti avevano sottolineato l'importanza fondamentale di dotare la Repubblica appena nata e nel futuro di una struttura culturale pubblica. C'è un passo meraviglioso dei quaderni del carcere di Gramsci. Gramsci era morto nel 37, ma la sua presenza aleggia nell'Assemblea Costituente. Servizi pubblici intellettuali, questa è un'espressione di Gramsci. Servizi pubblici intellettuali, e si chiede Gramsci: oltre la scuola, nei suoi vari gradi, quali altri servizi non possono essere lasciati all'iniziativa privata, ma in una società moderna devono essere assicurati dallo Stato e dagli enti locali? Il teatro. Io ricordo che qualche anno fa un illustre intellettuale, scrittore, Alessandro Marino, ha detto che secondo lui i teatri pubblici non dovrebbero avere soldi, non dovrebbero esistere, il teatro si dovrebbe mantenere sul mercato. Perché dare i soldi pubblici ai teatri? Gramsci l'ha pensato diversamente. Il teatro, le biblioteche, i musei di vario genere, le pinacoteche, i giardini zoologici, gli orti botanici. È da fare una lista di istituzioni che devono essere considerate di utilità per l'istruzione e la cultura pubblica e che tali sono infatti considerate in una serie di stati, le quali non potrebbero essere accessibili al grande pubblico e si ritiene che per ragioni nazionali invece devono esserlo senza l'intervento statale. È da osservare che proprio questi servizi sono da noi trascurati quasi del tutto. Tipico esempio, le biblioteche, Gramsci oggi dovrebbe dire ancora peggio, e i teatri. I teatri esistono in quanto sono un affare commerciale, dovremmo considerarli servizio pubblico. È chiaro che questo pensiero di Gramsci e di tanti altri è, io credo, la chiave per capire che cosa vuol dire quella parola cultura, che non vuol dire intrattenimento, che non vuol dire svago, che non vuol dire mercato in cui si è consumatori o clienti, che non vuol dire industria culturale, ma vuol dire i servizi pubblici che consentono al nostro corpo sociale, alla Repubblica, di resistere ai nuovi fascismi, ai nuovi totalitarismi di ogni tipo, quelli ideologici, quelli del mercato. D'altra parte, il progresso spirituale della società, qui un altro principio fondamentale, l'articolo 4 chiama a concorrere doverosamente ogni cittadino, che cos'è se non lo sviluppo culturale del paese? Io credo che questo sia il vero senso della parola cultura in Costituzione. Veniamo al secondo comma.
La Repubblica tutela, si potrebbe intrattenerci per ore sulla parola Repubblica, che è quella che ha più occupato i lavori della Corte Costituzionale, ma di questo parlerà Settis. Si scrive Repubblica e non Stato dopo una complicata mediazione, in cui alla fine per intervento del più autorevole fra gli autonomisti, Emilio Lussu, figura stratosferica, di scrittore, di intellettuale, di resistente, alla fine si riesce a passare l'idea che ci sia una tutela del centro, in previsione poi della nascita delle regioni, che non ci sono ma arriveranno nel 70, e proprio nel 70 l'articolo 9 comincerà a essere attivo in fondo nella nostra legislazione. Dunque la Repubblica, ma di questo non parliamo, ne parlerà Carlo Settis, la parola tutela, anche su questo potremmo parlare a lungo, dico solo che c'è tutto un dibattito se usare vigila, protegge o tutela. Alla fine è Tristano Codignola che dice la Repubblica tutela. Egli probabilmente ha in mente il titolo della legge Bottai del 39 che parlava di tutela, c'è una costituzionalizzazione delle leggi, anche delle leggi del periodo fascista che non erano fasciste, la legge Bottai non è affatto, mentre Bottai era fascista, e come la legge Bottai non è una legge fascista, ma una legge a cui lavorano i giovani Cesare Brandi, Giulio Carlo Argani, Roberto Longhi, ed è una legge assai progressiva per quel momento. Ma c'è forse anche una ragione più profonda che oggi intravediamo. Tutela, da dove viene la parola tutela? Viene dal verbo tuer, che è lo stesso verbo da cui viene tutore. Il tutore dei bambini, dei figli che non hanno più un padre, è una parola che per esempio viene usata da Raffaello insieme a Baldassarre Castiglione in una celebre lettera scritta nel 1519 a Papa Leone X per chiedergli di prendersi cura delle antichità di Roma. Nella voce dell'assemblea costituente, specie di fare il mio mestiere, lo storico dell'arte, sente l'eco di tante voci, lo vedremo, della nostra storia culturale. Non perché i costituenti necessariamente tenessero sul tavolo la lettera di Raffaello, ma perché c'era stata una sedimentazione profonda nella nostra storia culturale. Questa lettera era stata riscoperta alla fine del Settecento, nel momento in cui Napoleone spogliava l'Italia dei suoi capolavori, ed era, si era scoperto che era di Raffaello e non di Baldassarre Castiglione, che l'aveva solo aiutato a scrivere, ed aveva avuto una straordinaria eco in tutta Europa. È uno dei manifesti della tutela del patrimonio culturale. E qui Raffaello dice ai papi: voi siete i padri, anzi i tutori delle antichità di Roma. Si corregge, perché naturalmente i papi non c'entrano nulla con la costruzione delle antichità di Roma, anzi lui gli rimprovera di averla distrutta per costruire la Roma medievale e la Roma moderna. La generazione di Raffaello, che ha visto la distruzione della Basilica Costantiniana, la vecchia antica Basilica di San Pietro, che proprio Bramante, parente e maestro di Raffaello, aveva distrutto, Bramante, chiamato Bramante Ruinante, perché l'aveva distrutta, proprio quella generazione scopre questa sorta di trauma, di lutto, e si chiede se davvero sia necessario per costruire distruggere. In questa lettera, in un passaggio molto bello, dice al Papa: come vostra santità fa la pace fra i principi cristiani in guerra, così faccia la pace fra il passato e il presente. È una figura retorica particolarmente affascinante. In questa idea del tutore, che cosa c'è? C'è una cosa per noi oggi, credo, molto importante. L'idea che noi non siamo padroni, ma siamo appunto tutori. Florestano di Fausto, che è l'unico costituente architetto, l'unico di una professione vicina a quella della storia dell'arte, nel suo lunghissimo discorso, che è uno di quelli che portano all'articolo 9, dice: noi siamo consegnatari e depositari di così incomparabile tesoro che appartiene al passato e a tutta l'umanità. Queste sono parole del costituente. E c'è l'idea forte che questo essere, che il fatto che la Repubblica tuteli significa che la Repubblica prende sotto la sua protezione qualcosa che non ha creato lei. È uno dei pochi articoli e dei pochissimi principi fondamentali in cui si intravede un tempo storico. La Repubblica prende atto che il patrimonio c'è da prima e addirittura che ci potrebbe essere dopo. Oggi sembra strano, ma nell'Assemblea Costituente risuona spesso l'idea mazziniana di un futuro degli Stati Uniti d'Europa, di un futuro oltre la Repubblica. Sembrava più vicina allora che ora, per certi versi, quella prospettiva. È chiaro che in una prospettiva del genere la cessazione della Repubblica italiana, il patrimonio non finisce. Ci sarebbe un conferimento di tutela a un'altra dimensione. Questa è fatta politica, ma quello che è vero è che il patrimonio culturale, la menzione del patrimonio, fa emergere in Costituzione un tempo, il tempo storico del passato, ma anche la proiezione del futuro. E l'idea che
non possiamo distruggerlo, anche se è nostro, perché non ne siamo i padroni ma i tutori. Ricordarlo oggi, quando molte leggi della Repubblica, come sono Sblocca Italia e prima la legge obiettivo, hanno come motto padroni in casa propria. Padroni in casa propria è il motto che scelse Berlusconi nel 2001 per la legge obiettivo, che poi ha scelto Renzi e Lupi per lo Sblocca Italia. È un motto dell'estrema destra nell'est europeo, che fu riferita non alla xenofobia, ma fu riferita al fatto di poter fare in casa propria la casa, ma anche la città, il paese, quello che si voleva senza regole. Basta i laccioli delle sovrintendenze, basta la tutela. Siamo padroni. Oggi fa un po' impressione dirlo, ma è il sovrano di uno Stato assoluto teocratico, il Papa, che in un documento del 2015, l'ha Laudato Si, parla dell'ambiente, del creato, del paesaggio, in modo straordinariamente diverso, parlando di custodia, dal suo punto di vista, custodia del creato. È la stessa idea della Costituzione, siamo tutori, siamo custodi, cioè dobbiamo rendere conto a qualcun altro, non siamo noi padroni. Calamandrei, c'è un passo bellissimo dell'inventario della casa di campagna in cui dice che da bambino suo nonno lo portava a fare funghi e ci rimaneva male molto lui bambino quando non li trovava, naturalmente. E il nonno gli diceva: beh, qui ci sono già stati, che in toscano vuol dire ci sono già passati e hanno preso i funghi, li ha presi qualcun altro. E Calamandrei, che era un po' gigione da vecchio, diceva: a me dispiaceva pensando non tanto che non avrei mangiato i funghi, quanto al fatto che chi era venuto prima non si era posto il problema di chi sarebbe venuto dopo. Ecco, pensiamo al pianeta, pensiamo al nostro mondo, pensiamo al patrimonio, pensiamo a che cosa vuol dire davvero tutela. Patrimonio, anche questa è una parola su cui si è scritto moltissimo. Per capire che cosa vuol dire patrimonio davvero, io credo che in questo caso il sapere degli storici dell'arte sia utile, perché riesce a tracciare una storia molto antica del concetto di patrimonio culturale. Se dovessi individuare un punto, sarei tentato di individuarlo, un punto di partenza, anche se c'è molto anche prima, lo individuerei nelle Verrine di Cicerone, 70 a.C. Ci sembra molto lontano. Verre, il governatore corrotto della Sicilia, storie che si ripetono, aveva saccheggiato il patrimonio culturale delle città siciliane, anche se la parola patrimonio non si usa ancora. Viene ingaggiato questo giovane avvocato rampante che se ne va in Sicilia a studiare, si documenta. Poi arriva, torna a Roma e scrive tutte e cinque le orazioni. Pronuncia solo la prima, perché Verre, vista la mala parata, scappa e si difende non dal processo, ma dal processo, anche questo non è una novità assoluta. Non va a Marsiglia, non va a Mahomet, va a Marsiglia. E morirà in esilio a Marsiglia, tra tutti i viaggi, la ricchezza del caso, naturalmente. Per fortuna Cicerone le scrive tutte, e sono scritte secondo una climax ascendente di gravità. Nella quinta ci sono gli omicidi che verrebbero commissionati. Nella quarta c'è la spoliazione del patrimonio. Cicerone deve spiegare ai romani che quello che ha fatto Verre è gravissimo. I romani, dice Cicerone, scherzando anche qua, giocandoci, non hanno la stessa raffinatezza dei greci, perché i siciliani sono greci di lingua e di cultura in quel momento. Cicerone spiega: per loro le cose belle non sono solo ornamenta, cioè non sono solo cose belle, ma sono monumenta, cioè sono monumenti, cioè sono grumi di memoria che lega il passato al futuro. C'è un'importanza civile, e Verre non si è portato via soltanto delle cose belle, si è portato via il cemento della comunità. Ciò si potrebbe leggerla tutta, è un'orazione meravigliosa, naturalmente non lo farò, ma ne leggerò un piccolo pezzo. Prima dell'arrivo di Verre in questa casa, si parla di Messina, era così adorna questa casa da rappresentare un ornamento anche per la città. Infatti proprio Messina, che deve le sue bellezze alla posizione naturale, alle mura e al porto, è sprovvista e priva di quegli oggetti di cui costui si diletta. Cioè il paesaggio, non c'era un patrimonio pubblico. Ora, in casa di Eio, si chiamava Eio, c'era una cappella privata molto antica, oggetto di grande venerazione. C'era una statua di Prassitele, c'era una statua di Mirone, c'era una statua di Fidia. Queste statue vengono portate via da Verre, che le ruba e le porta via. Ecco, quando uno di noi arrivava a Messina, non mancava quasi mai di andare a vederle. In qualunque giorno dell'anno l'accesso era libero per tutti i visitatori.
una casa che costituiva un vanto non tanto per il suo padrone quanto per l'intera città. Un patrimonio privato che ha una rilevanza pubblica. Nella Costituente, quando si discute, c'è una espressione che poi non arriva alla redazione finale: a chiunque appartenga, ovunque si trovi. E c'è tutto il problema del patrimonio privato. Quando c'è oggi una dichiarazione di bene culturale, se io dico che la sciarpa del professor San Carlassare è un bene culturale, perché era la sciarpa, dico, una sciocchezza di Giovanna d'Arco, e dunque gliela vincolo, la professoressa non la può distruggere. E se la vende, deve dirlo alla sovrintendenza. E se la sposta e la porta nella casa del mare, deve informare la sovrintendenza. È sua Massimo Severo Giannini, che ha spiegato forse meglio di tutti che cosa vuol dire la dichiarazione di bene culturale, avrebbe detto: la stoffa appartiene alla professoressa Carlassare, ma il fatto che sia la sciarpa di Giovanna d'Arco, il suo valore culturale, quello appartiene a tutti. C'è una super proprietà collettiva che vincola, limita la proprietà privata. Ora, questa idea è un'idea che è la stessa che Cicerone esprime, è un'idea di lunghissima durata. Quando nel XII secolo viene emesso quello che convenzionalmente consideriamo il primo vincolo della storia culturale italiana, il municipio di Roma dice che una certa badessa benedettina può mettere le campane in cima alla colonna traiana che fa da campanile alla sua chiesa, ma non può distruggerla, deve rimanere così com'è in eterno per l'onore del popolo romano finché il mondo duri. Non perché è bella, ma per l'onore del popolo romano. È un fatto politico, riguarda una comunità, una collettività. È la rilevanza pubblica, politica dei monumenti quello che conta. La nostra storia culturale è una lunga storia della definizione del concetto di patrimonio. Potremmo appunto fare moltissimi esempi, faccio solo qualcuno. Nel 400, abbiamo saltato 70 a.C., 12 secolo, siamo già al 400, Lorenzo Ghiberti, che tutti conoscerete come artista, scultore, delle Porte del Paradiso, del Battistero di Firenze e molte altre cose, scrive anche quello che consideriamo il primo testo di storia dell'arte moderna, I Commentari, dove c'è anche la prima autobiografia di un artista occidentale. In questo testo Ghiberti si interroga sulla distruzione del patrimonio classico da parte dei cristiani e dice: non c'è stata solo la persecuzione dei pagani contro i cristiani, anche i cristiani hanno perseguitato i pagani, hanno distrutto le statue, le pitture, i commentari, i volumi che davano ammaestramento a tanta egregia e gentile arte. La idolatria ebbe grandissima persecuzione. Ghiberti racconta che i senesi trovarono una statua di una Venere e andarono nottetempo a seppellirla nel territorio dei fiorentini, sperando che portasse male ai fiorentini e che perdessero la guerra. E Ghiberti dice: sono ignoranti. E dice anche: io sono cristiano, non voglio venerare la dea Venere, ma l'importanza, la bellezza di quella statua. Che cosa dice Ghiberti? Sta creando la nozione di patrimonio culturale che separa il significato originario e ne conferisce un altro, per l'appunto culturale. Noi non conserviamo le statue degli antichi dei perché crediamo agli antichi dei, ma crediamo che siano state risemantizzate, che abbiano un nuovo significato, che è quello culturale. La laicità del patrimonio, laicità in senso assoluto. Le grandi basiliche cristiane che appartengono al fondo edifici di culto del Ministero degli Interni, per una follia di cui spero Salvini non si accorga, dovrebbero appartengono di fatto a tutti gli italiani, anche ai musulmani, ai cittadini musulmani, ai buddisti, agli atei. Non sono solo monumenti religiosi, sono anche monumenti civili. Il concetto di patrimonio culturale nasce lentamente nella nostra storia. Nel 600, qua in Veneto, Marco Boschini, che forse è il più importante scrittore d'arte del 600, che era un mercante d'arte, creatura abbastanza venale, un mercante d'arte veneziano del 600, scrive un bellissimo poema in versi veneziani, La carta del navegar pittoresco, che è un testo chiave della letteratura artistica del 600, e a un certo punto parla del fatto che tutta l'Europa sta venendo a Venezia a comprarsi i quadri del 500. In quel momento la Repubblica introduce una legislazione molto severa sull'esportazione delle opere d'arte.
Non so, proprio a Padova non vorrei leggerlo in veneziano, non lo leggo come so. Benedetta sia sempre la prudenza di chi governa il Stato veneziano, che se non entrava qua la regia mano, pitture a Dio, Venezia saria senza. La regia mano, cioè lo Stato, la tutela pubblica che vincola la proprietà privata. Siamo in pieno 600. Le pitture sono come tante luci eterne che non le smorza doppie né zecchini. La luce dell'oro non riesce a smorzare la luce dell'arte. Era un mercante, ma si aveva molto chiaro il senso del limite. 60 anni prima, a Firenze, il Granduca aveva fatto un bando sull'esportazione, proibendo che una serie di artisti, non solo su Toscani, ma anche Veneti, c'era Tiziano, c'era Sebastiano, Emiliani, c'era Correggio, Parmigianino, venissero esportati dai privati che li possedevano, e conferendo agli artisti dell'Accademia del Disegno il compito di decidere il sapere tecnico, oggi diremmo sapere tecnico scientifico, che fornisce all'amministrazione le basi per decidere. Fa piuttosto impressione che nei nostri giorni una legge, un articolo di un certo, di una certa legge sulla concorrenza, relatore, ahimè, un toscano, il senatore Marcucci del Partito Democratico, abbia stroncato questa storia plurisecolare. Oggi si può esportare con un'autocertificazione per soglie di valore, senza andare all'ufficio esportazione. Io dico che c'ho un quadro che vale meno di 13.500 euro. Poi, con l'autocertificazione, si fanno dei controlli a campione e c'è una sanzione amministrativa ridicola. Quell'idea che ci fosse un filtro dei competenti e che il potere pubblico si rivolgesse al consiglio dei competenti per decidere cosa può uscire e cosa non può uscire è completamente abbandonata. Ma tutta questa storia sta alla base del concetto di patrimonio. C'è un momento in cui questa storia noi non la possiamo seguire in Italia, ma la dobbiamo seguire in Francia, ed è ovviamente il momento della rivoluzione. È lì che la parola patrimonio viene coniata nel senso moderno. Come sapete, la prima fase della rivoluzione è la fase iconoclasta, di distruzione. È il patrimonio del re, è il patrimonio della monarchia, si distrugge. È il momento in cui, caso famosissimo, le statue dei 12 re d'Israele sulla facciata di Notre Dame vengono decapitate perché si pensa che siano di Francia. Furono trovate le teste negli anni 80 e 900, oggi sono esposti. Ma a un certo punto, nel 1794, si prende coscienza che è un errore. C'è una figura straordinariamente affascinante, l'abate Henri Grégoire, che è un vescovo cattolico, ma di quelli costituzionali, che giura fedeltà alla rivoluzione, un uomo straordinario che scrive libri sull'eguaglianza dei neri e sui diritti degli omosessuali, che conia la parola vandalismo, che in francese non esisteva, e dice che bisogna smetterla di distruggere i beni della monarchia, perché questo non è più il patrimonio del re, ma è il patrimonio del popolo. Dice: in Italia il popolo è abituato a rispettare tutti i monumenti, dunque abituiamo i cittadini francesi a prendere esempio dagli italiani. Ci fa un po' arrossire oggi questa cosa. È un discorso della Convenzione del Parlamento francese del 1794, che il rispetto pubblico circondi gli oggetti nazionali, che non essendo di nessuno sono di tutti, res nullius, cioè non di nessuno ma di tutti. E scriviamo, se possibile, sui monumenti e iscriviamo in tutti i cuori questa sentenza: i barbari e gli schiavi detestano le scienze e distruggono i monumenti delle arti, gli uomini liberi li amano e li conservano. Da questo punto in poi, ha scritto Giuseppe Severini, uno dei più raffinati esegeti dell'articolo 9, il patrimonio nazionale, dove erano incluse le collezioni d'arte, nasce e manifesta la fictio della personalità giuridica della nazione, che si sostituisce a quella del re per destinarlo alla conoscenza dei cittadini, non più patrimonio della corona, della monarchia, ma patrimonio della nazione. Questa è la via secolare, plurisecolare, per cui si arriva a parlare di patrimonio. Ora, che cosa vuol dire della nazione? Sappiamo che la parola nazione c'è pochissime volte in Costituzione. C'è in un articolo che quasi tutti i segretari di partito vorrebbero vedere abbattuto, il 67.
i deputati, i parlamentari rappresentano nazioni, ed è per questo che non ci può essere il vincolo di mandati, che si vorrebbe invece introdurre ciclicamente anche ora. Nazione, dopo il bagno di sangue della guerra, dopo il fascismo, dopo la retorica fascista, era una parola quasi impronunciabile, e invece qua viene pronunciata e viene chiarito molto bene che siamo nazione in rapporto al paesaggio, al patrimonio storico e artistico, cioè non siamo una nazione per via di sangue, non siamo una nazione di stirpe. Nel 600 si diceva Napoli è nata da 1000 sangui. Beh, se facessimo le analisi del sangue storico agli italiani sarebbero 100.000 sangui. Siamo una nazione meticcia, che ci piaccia o no. Perché la Costituzione non parla di lingua, parla delle minoranze, non parla della lingua? Perché nel 47 la lingua italiana era qualcosa che divideva ancora, eravamo prima della televisione. Quando viene fatto il primo volume del dizionario biografico degli italiani della Treccani, si scopre con qualche imbarazzo che sono tutti nomi arabi, c'è il patronimico Al, sono gli arabi di Sicilia che sono parte della storia nazionale, ovviamente. C'è la fortissima consapevolezza che l'Italia, che si è italiani da sempre, si potrebbe dire iure soli, per ius soli, non per ius sanguinis, cioè per l'appartenenza, ha scritto Paolo Maddalena, per l'appartenenza biunivoca al territorio. Noi apparteniamo a un territorio e il territorio ci appartiene non da padroni ma da custodi. Quando Raffaello scrive questa lettera a Leone X parla della madre Roma antica, madre della gloria e della fama italiane. Che cos'era l'Italia nel 1519? Un progetto culturale. Quando Cimabue, tre secoli prima, deve dipingere l'Italia da Assisi, e ci scrive Italia con la Y greca, sono i monumenti. È un'Italia che assomiglia a Roma, si riconosce tanto. L'Italia è i suoi monumenti. L'Italia è una nazione porosa in cui chiunque è venuto in questa terra e l'ha amata e ha contribuito alla sua storia è diventato italiano. Se ci pensate, lo stemma della Repubblica sulla ruota dentata del lavoro, che cos'ha? La stella. Parliamo sempre dello stellone italiano, ma ci dimentichiamo spesso qual è l'origine della stella. L'Italia è il paese della stella perché lo dicevano i greci, la chiamavano Esperia l'Italia, perché vedevano la stella del tramonto, Lucifero, che brillava sopra l'Italia, a Occidente. E poi i greci d'Occidente vennero in Italia, naturalmente, la Magna Grecia. Il modo con cui noi identifichiamo noi stessi, addirittura nello stemma della Repubblica, è come gli italiani erano, l'Italia era vista da chi era fuori e poi è venuto da noi. È una storia che identifica profondamente l'essere italiani con la dimensione culturale. Una nazione per via di cultura e non per via di sangue e non per via di stirpe. Negli anni 40 c'era stato un feroce dibattito su questo, il tentativo fascista dell'italianizzazione dell'arte e la resistenza di gran parte del mondo culturale, che spiegava come, anche volendo, l'identità italiana si sfaldava fra le mani, sospesa com'è fra l'identità municipale delle città a cui siamo tanto legati e una sovraidentità europea. Piero Bevilacqua, in un bellissimo libro che si chiama Felicità d'Italia, ha scritto: la particolarità straordinaria dell'identità italiana è paradossalmente il fatto che non esista, che sia stata costruita lentamente, che sia una sorta di campo di forza. Massimo Montanari, che non è un mio parente, che è il migliore storico dell'alimentazione in Italia, ha scritto, suscitando grandi polemiche, che la cucina italiana non esiste, esistono le cucine regionali, esiste un progetto colto di cucina italiana che arriva tardi. E la nostra storia è una storia per definizione, per natura, accogliente. Sarà un caso che la parola nazione sta solo in Costituzione collegata alla cultura, che per sua definizione è aperta e non è chiusa, e si parla peraltro di sviluppo della cultura. Questa idea è un'idea che negli stessi anni 40, prima della Costituente, prende corpo. Quando nel 44 viene bombardata Genova e viene quasi rasa al suolo il centro storico di Genova, Roberto Longhi, che è il grande storico dell'arte in quel momento, scrive una lettera a Giuliano Briganti, uno dei suoi migliori allievi, e si lamenta del fatto che gli storici dell'arte stessi non erano stati capaci di dire che Genova doveva essere una città aperta, pochi storici dell'arte, non siamo stati popolari. E poi dice: la storia dell'arte ogni italiano dovrebbe impararla da bambino come una lingua viva, se vuole avere coscienza intera della propria nazione. Siamo nel 44, siamo prima dell'articolo 9, e la storia dell'arte
viene messa in relazione non alla coscienza del patrimonio o alla coscienza della storia, ma alla coscienza della nazione. C'è la profondissima consapevolezza che siamo appunto una nazione per via di cultura. Concetto Marchesi, nella grande relazione che prepara, diciamo, l'adozione della, di quello che diventerà l'articolato che porta all'articolo 9, parla dell'importanza cruciale della scuola e dice: non sarà vano ripetere che su tutte le distinzioni e le autonomie regionali la scuola e soltanto la scuola garantisce l'unità della nazione. E dice: l'istruzione primaria, media, universitaria è funzione dello Stato in quanto essa rappresenta sopra ogni interesse privato e familiare l'interesse nazionale. E per un comunista parlare di nazione in quel momento non era facile. La nazione è legata alla scuola. C'è un passo ancora più bello in cui dice: in verità non occorre chiamarsi socialisti o comunisti per riconoscere che i tre quarti della popolazione sono sottratti alla prova dell'attività intellettuale. La leva in massa degli eserciti è stata fatta da secoli, la leva dell'intelligenza mai. Importa all'Italia che questi milioni di italiani entrino nel circolo della vita nazionale. Cioè, si è molto chiaro il fatto che, parafrasando la frase attribuita al Zeglio, bisognava fare gli italiani e che la scuola era il luogo dove si potevano fare. Chi darà i mezzi per questa leva dell'intelligenza? Si troveranno non già nelle elargizioni di mecenati milionari, sembra scritta oggi, ma nelle finanze dello Stato, che provvederà a premere nei giusti limiti e con le dovute gradazioni sulle private fortune, la progressività fiscale, cioè il contrario della flat tax, per capirsi. Mi correggimi se sbaglio. Se i nostri bilanci militari dovranno essere contratti o aboliti come impongono i vincitori, accettiamo con animo eco questa necessità che ci permette di preparare e di addestrare nella scuola aperta al popolo i futuri reggitori e artefici dei nostri destini. Tutti sentiamo nella scuola il presidio della nazione, cioè non più l'esercito come presidio della nazione, ma la scuola. Allora la parola nazione si poteva riscattare dalla retorica fascista, se questa era la nazione. Io ricordo che quando ero del normalista venne a darci i diplomi Carlo Azeglio Ciampi, che era stato normalista prima di noi, in una bella mandata di matricole, un'altra matricola con lui era Carlo Smuraglia, e ci raccontò Ciampi, ci disse: ma voi mi considererete, era molto buffo, era livornese, ci disse: voi mi considererete un vecchio trombone, disse, era presidente in carica, perché io ho ritirato fuori la parola patria, cosa vera. E lui disse: io però ho un'idea della patria che è questa, vi racconto qual è la mia idea di patria. E ci raccontò che quando era matricola venne data dal direttore della scuola normale a mensa, allora i normalisti mangiavano serviti dai camerieri in guanti bianchi nelle zuppiere di porcellana, la notizia del fatto che Parigi era caduta sotto le truppe naziste e noi c'eravamo maramaldescamente alleati ai nazisti all'ultimo momento. Il direttore della scuola che portò questa notizia era Giovanni Gentile, però. Ciampi, Smuraglia e qualche altro si alzarono in piedi e cantarono la Marsigliese, cioè l'inno di Francia e non l'inno d'Italia, e furono espulsi dalla scuola normale. Sarò poi Gentile sotto banco, se li andò a riacchiappare. C'era Luigi Russo tra i professori. Ciampi ci disse: in quel momento la mia patria era la Francia, non era l'Italia. Calandrei nei suoi diari scrive: la mia patria era la Norvegia, la mia patria l'Inghilterra durante la guerra. Dunque un'idea del tutto mazziniana di un'Europa che non si identifica con la somma degli stati nazionali che si fanno la guerra per via di sangue o di stirpe, ma tutta un'altra prospettiva, quella nazione dell'articolo 9, che oggi può creare tanti problemi. Chiudo con qualche considerazione sull'attuazione dell'articolo 9, poi magari nel dibattito si potrà arrivare con l'attualità e magari affrontare tanti singoli temi. Io credo profondamente che il punto fondamentale dell'applicazione e dell'attuazione del... Sì? Vado avanti. Che il punto fondamentale dell'attuazione dell'articolo 9 sia qualcosa che sia i giuristi sia i politici soprattutto hanno visto poco, e cioè il fatto che questi due commi non sono lì per caso insieme, non sono lì perché c'era poco spazio tra i principi fondamentali, c'è un nesso vitale fra i due commi. Cosa vuol dire? Qual è la politica culturale? Perché la Repubblica tutela? La tutela non è
e qui mea culpa degli storici dell'arte ci sta, non è un fine, cioè non si tutela per tutelare, la tutela è un mezzo. Per che cosa? A un certo punto della nostra storia, negli anni 80, la metà degli anni 80, la risposta è stata per fare soldi. 1985 il Partito Comunista organizza a Firenze un grande convegno sulla valorizzazione, parola chiave. Gianni De Michelis, che in Veneto non ho bisogno di presentare, ministro del lavoro del governo Craxi, interviene a questo convegno e dice: la tutela ci sarà soltanto nella misura in cui il patrimonio culturale renderà, avrà una redditività economica. Giovanni Previtali, che era un grande storico dell'arte, membro del comitato centrale del Partito Comunista, scrisse su Rinascita, se non ricordo male: oggi è partito il treno della mercificazione del patrimonio culturale. Era la metà degli anni 80, un momento cruciale per tante cose che sono successe al progetto costituzionale. Di qui parte la grande disfida sulla valorizzazione, c'è tutta una battaglia su che cos'è la valorizzazione, il codice dei beni culturali che la definisce all'articolo 6, dopo tante battaglie, oggi dice per fortuna che la valorizzazione è finalizzata allo sviluppo della cultura, citando proprio il primo comma del 9, e quindi non è valorizzazione da intendere in modo economico, ma nella riduzione all'unica dimensione della nostra vita, quando parliamo di valori parliamo di soldi. Il ministro Franceschini disse in un dibattito televisivo con me che io sbagliavo, che io richiamavo tanto l'articolo 9 ma non lo capivo, perché lo sviluppo della cultura aveva un evidente significato economico perché c'era la parola sviluppo, e gli feci notare che nell'articolo 3 si parlava di pieno sviluppo della persona umana e che forse allora quello era lo schiavismo, qual è il pieno sviluppo della persona umana, la venta, tratta delle bianche. Dunque non esiste solo una dimensione economica, e io credo che la domanda a cui si è risposto, credo malamente, con il concetto di valorizzazione, che poi peraltro è stato inserito in Costituzione la riforma del titolo V del 2001, purtroppo dando alle regioni la valorizzazione e allo Stato la tutela, provocando un caos che ha ingorgato la Corte Costituzionale, perché nessuno è in grado di dire dove finisce la tutela e dove inizia la valorizzazione. Noto che l'unica parte in teoria condivisibile della riforma Renzi-Boschi era proprio il cambio di questo articolo in cui si ridava allo Stato tutela e valorizzazione insieme, salvo il fatto che si coniava la parola promozione che si affidava alle regioni, e quindi rientrava dalla finestra il caos, perché ditemi che come si fa a distinguere la valorizzazione dalla promozione. E qui però si affonda proprio nel problema che la Costituente non ha risolto, cioè il conflitto che fin dall'inizio c'è, perché una sottocommissione lavora all'embrione dell'articolo 9, l'altra sottocommissione lavora alle autonomie regionali, e a un certo punto Concetto Martesi dice ci sarà una raffica regionalistica, lui era siciliano, la Sicilia aveva avuto l'autonomia anche costituzionale. Vabbè, ma qui entriamo in una serie di altri problemi. Il punto però fondamentale è che la risposta alla domanda a cui si è malamente risposto con valorizzazione stava nel primo comma dell'articolo 9, cioè l'obiettivo, il criterio, la linea guida, la stella polare della tutela è lo sviluppo della cultura. La tutela serve a sviluppare la cultura attraverso la ricerca. Le due cose stanno insieme in modo forte. Il discorso più interessante, io credo, di esegesi complessiva dell'articolo 9 è proprio un discorso fatto da Ciampi, Presidente della Repubblica. Era il 2003. L'identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi, non ho capito bene l'articolo 9, di un patrimonio culturale unitario che non ha uguali al mondo. Forse l'articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana è proprio quell'articolo 9, che infatti trova poche analogie nelle Costituzioni di tutto il mondo. La stessa connessione tra i due commi dell'articolo 9 è un tratto peculiare. Sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei cittadini, e non dice dei clienti o dei consumatori, cioè di una cultura a pagamento, di una cultura a mercato, ma della cultura dei cittadini. Questo è il punto cruciale. Calamandrei diceva la scuola è un organo costituzionale, anche il patrimonio culturale nell'intendimento dei costituenti è un organo costituzionale, perché è il luogo dove si diventa cittadini, e si diventa cittadini camminando per le strade, aprendo gli occhi nel vedere quello che vediamo. Con Salvatore Settis abbiamo appena finito di scrivere un manuale per le scuole, ci abbiamo messo 6 anni, abbiamo chiamato Arte, una storia naturale e civile, e io credo che sia la cosa più politica, ce lo diciamo scherzando, che abbiamo fatto, perché provare a dare degli strumenti
per cui a scuola si possa davvero diventare cittadini attraverso la storia dell'arte e la conoscenza del patrimonio, ci sembra che attui quel progetto di formazione di una collettività di cittadini sovrani, capaci di esercitare la sovranità grazie alla conoscenza. Se ci riflettiamo più a fondo, la presenza dell'articolo 9 tra i principi fondamentali e sempre certi della nostra comunità offre un'indicazione importante sulla missione della nostra patria, sul modo di pensare e di vivere al quale dobbiamo essere fedeli. La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani, per tutte le generazioni. Sarebbe andato d'accordo con Papa Francesco, che nella Laudato Si cita un famoso detto dei nativi americani: la terra non l'abbiamo ereditata dai nostri nonni, ma l'abbiamo in prestito dai nostri nipoti, cioè la terra rivolta al futuro, Calamandrei, a quelli che devono ancora venire. E poi Ciampi, che sì, era stato governatore della Banca d'Italia e ministro del tesoro, ma si era laureato in normale in filologia greca, anzi in papirologia e filologia greca, è un umanista alla fine, dice: la doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la sua efficienza, non sono l'obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo utile per la loro conservazione e diffusione. Cioè non servono a fare i soldi, sono i soldi che servono a fare cultura. Questo lo diceva Ciampi. Lo ha detto chiaramente la Corte Costituzionale in una sentenza del 1986, quando ha indicato, citazione della sentenza, la primarietà del valore estetico-culturale che non può essere subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici. La Corte l'ha detto che cos'è il modo per interpretare l'articolo 9. E anzi indica che la stessa economia si deve ispirare alla cultura come sigillo della sua italianità. La promozione della conoscenza, la tutela del patrimonio artistico, non sono dunque un'attività fra le altre per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile, per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenaria. È un testo d'occasione, è un discorso fatto per la consegna delle medaglie d'oro della cultura, ma è un testo importante, è uno dei testi più alti nell'esegesi dell'articolo 9 della Costituzione. Dunque, il punto è la produzione della conoscenza, la redistribuzione della conoscenza, la ricerca, la cultura, e non la cultura, ma lo sviluppo della cultura. Ernest Gombrich, un grande storico dell'arte, diceva: le discipline umanistiche sono come le biciclette ma senza cavalletto, o vanno avanti o cadono, non possono stare fermi. La cultura non è mai statica, lo sviluppo della cultura, con bellissima intuizione, dicono i costituenti. E in un'idea che non sequestri la cultura a favore di pochi. La mamma dei Rosselli, Amalia Rosselli, che è una straordinaria, racconta che insieme al circolo di cultura i primi atti di militanza antifascista di Nello Rosselli, quali furono? Fare una biblioteca per ragazzi nel quartiere più povero di Firenze, San Frediano. Queste sono le memorie di Amalia. Trovò un locale adatto, raccolse fra amici e editori un buon numero di libri e di riviste e la piccola biblioteca fu un grande successo. Fu aperta nelle ore pomeridiane, quando si chiudevano le scuole e i ragazzi vagavano per le strade. Era sempre affollata di lettori. Prestavano a turno servizio, oltre a Carlo e Nello, amici e amiche loro, fra cui Salvemini e Calamandrei. I libri dati a prestito venivano restituiti puntualmente e Nello sperava di fondare simili biblioteche in tutti i quartieri della città. Questo è lo spirito su cui si basa ciò che diventerà l'articolo 9 della Costituzione. Io francamente l'ho sempre pensato, non avrei studiato storia dell'arte se avessi pensato che il lavoro degli storici dell'arte è, come dire, organizzare, studiare, tutelare, pubblicare i ninnoli dei ricchi, cioè gli oggetti di lusso delle classi agiate. Il progetto della Costituzione è che questo patrimonio, che per secoli ha rappresentato la sovranità dei sovrani degli antichi stati italiani, divenga di tutti. Per questo, per esempio, ho trovato sconcertante che si fissasse recentemente un biglietto di 45 euro per il corridoio Vasariano a Firenze. Il corridoio Vasariano lo costruisce Cosimo I per non camminare per le strade, è il fondatore dello Stato assoluto, l'eversore della libertà fiorentina, e si costruisce sta via aerea per non stare fra i cittadini ed essere sicuro. E noi oggi facciamo pagare 45 euro a testa ai cittadini sovrani che lo mantengono con la fiscalità generale. Si potrebbero fare mille esempi,
Palazzo Pitti, sempre la mia Firenze, con la Galleria Palatina, che viene data come location per party prematrimoniali. E poi su Instagram vediamo le foto dei ricchi che brindano i vestiti da sera fra Raffaello, Caravaggio. Il punto, quando mi permetto di dire questo, il punto è: ma tu sei un elitarista, vuoi la storia dell'arte per gli storici dell'arte? Esattamente il contrario. Quel museo è di tutti. Hermann Hesse viene a Firenze all'inizio del Novecento e dice: alla domenica agli Uffizi vedo anche i fiorentini, li riconosco perché sono vestiti eleganti. Io mi ricordo che una maestra mi raccontò che il padre anarchico, che aveva la terza elementare e che non credeva, diceva lei, nemmeno nel pancotto, non credeva in nulla da buon anarchico, la domenica si metteva l'abito elegante e il cravattino e la portava agli Uffizi e le diceva: sono sacri e sono tuoi. No? E Hermann Hesse diceva che riconosceva i fiorentini da come guardavano le opere d'arte. Diceva: c'è un'intimità con questo patrimonio che gli altri, che noi non abbiamo, diceva Hesse. Ora, questa storia è una storia che è durata fino a noi. Quel palazzo Pitti dove si fanno le feste private è il palazzo del Granduca, è la reggia, con il giardino di boboli dietro. A me da bambino dicevano, come tutti i fiorentini, l'erba voglio non crescere anche a boboli. Altrove si dice non crescere il giardino del reggio, no? Nemmeno il figlio del Granduca poteva fare i capricci. E poi recentemente ho scritto un'introduzione in un libro, mi sembrerà strano, su una storia di una piccola trattoria vicina a Palazzo Pitti, e l'ho fatto molto volentieri perché in una città gentrificata come Firenze, cioè una città in cui c'è ormai la città dei ricchi e dei poveri divise, in cui c'è la turistificazione, l'espulsione dei residenti, questo è uno dei pochi luoghi dove ancora le classi sociali diverse si incontrano. E tra le varie testimonianze c'è la testimonianza di un'anzianissima cuoca che racconta di essere arrivata nel dopoguerra dalla campagna a lavorare in quella trattoria. Quando mi sposai, tornai di casa in via Maffia, nel cuore di Firenze, nell'Oltraerno. Accanto c'erano tanti meravigliosi palazzi, ma la mia casa era un tugurio, poverissima, senza acqua, con le finestre rotte, ma aveva una finestra sul retro che si affacciava su tutti quei bei palazzi. Si vedevano le meraviglie di Palazzo Pitti e di Boboli. Il palazzo del Granduca era anche mio, era anche suo. E questa era la Costituzione, questa era la restituzione a tutti del patrimonio, che non era più del re ma del patrimonio di tutti. Ora, com'è possibile pensare che quella dignità oggi debba essere revocata in dubbio, che con la privatizzazione, con la trasformazione dei grandi musei nazionali in fondazioni, il Museo Egizio di Torino è diventato una fondazione, e dentro la fondazione chi è che nomina i membri? L'oligarchia della città, le banche, le grandi industrie. Il patrimonio torna indietro all'antico regime, torna a legittimare la diversità, torna a legittimare la diseguaglianza. Allora, il punto, quando si chiude Ponte Vecchio per fare la cena di Marchionne e Montezemolo, l'allora sindaco di Firenze, non voglio neanche nominare, a capotavola, il problema non è per le pietre di Ponte Vecchio, che naturalmente non hanno nessun problema, ma è per il nostro progetto costituzionale. Lì a sanguinare l'articolo 3, non è l'articolo 9 della Costituzione. Ovviamente quell'articolo 9 va letto con l'articolo 3, rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza, non celebrare la diseguaglianza anche attraverso il patrimonio culturale. La sovranità appartiene al popolo, ma questo popolo come fa a esercitarla senza la cultura, senza la conoscenza? Non si è mai capito, nemmeno a sinistra, che il Ministero per i Beni Culturali, che nasce alla metà degli anni 70, non è un ministero dei diritti delle cose, che non hanno diritti, ma dei diritti della persona, come il Ministero della Salute. D'altra parte, se uno cerca la parola tutela in Costituzione, la trova poche volte, una è l'articolo che parla della tutela della salute come diritto fondamentale. Tu si tutela ciò che è lasciato al mercato sarebbe distrutto, si tutela ciò che è debole, e ciò che però ha un interesse generale. La salute è un interesse non solo del singolo ma della collettività, e così anche la cultura. Vorrei chiudere con un pezzo molto bello dell'introduzione di Marchesi, la relazione di Marchesi che porta all'approvazione, poi alla fine è il più tenace difensore dell'articolo 9, che prova a spiegarsi perché, nonostante la cultura degli anni 20, ci fossero stati il fascismo e il nazismo. Questa grande e terribile domanda: perché tutte le università tedesche non sono riuscite a fermare il consenso che c'è stato a Hitler a Venezia?
Il mondo della cultura e della scuola, specie in quest'ultimo quarto di secolo, ha dato ai giovani un senso di soffocamento, è apparso come chiuso a tutte le esigenze del mondo morale. E più la cultura si elevava e affinava nelle sue particolari ricerche e applicazioni, più appariva il suo distacco dai principi di dignità e utilità sociale e da quell'aspirazione all'universale che è nello spirito dell'uomo. Così veniva formandosi il tecnico, il giurista, il letterato, lo storico, dentro un'orgogliosa clausura che badava a dar pregio allo strumento e alla persona che l'adoprava e all'utilità personale, oggi diremmo gli esperti, consulenti del potere, che ne veniva anzi che al fine superiore a cui lo studio è diretto, cioè alla scienza intesa come perpetua ricerca di un bene comune. Così la cultura più saliva in alto, più si estraniava dalla vita popolare nazionale, diveniva interessata a occupazioni di laboratori, di cattedre, di biblioteche, di singoli istituti, dove si curava l'addestramento del conoscitore, dell'esperto, dell'erudito, dello scolastico, di coloro che avevano l'unica sollecitudine di distinguersi dalla massa degli umili per entrare in quella dei profittatori. Così la cultura e la scienza si venivano raccogliendo e differenziando in una ricerca di posti distinti da cui si potesse comandare agli altri e abusare degli altri. Invece di una comunione spirituale si cercò l'autorità e l'indifferenza politica e morale divenne il manto gelido della dottrina. E quando l'enorme crisi del mondo scoppiò, i fascismi, e avvenne l'urto immane delle forze in conflitto, quei maestri usciti all'aperto non seppero né vedere, né ricercare, né scoprire più nulla, e non ebbero più una parola da dire ai discepoli che si avviavano da soli verso la salvazione o la morte. Perché è avvenuto tutto questo? Per mancanza di capacità o di cultura? No, per mancanza di coscienza civile. È avvenuto perché mancava l'amore della scienza, della cultura, dell'arte, rivolta ai supremi fini sociali, perché si trattava di una scienza, di una cultura, di un'arte interessata e quindi destinata a volgersi verso tutti gli approdi sotto la spinta di ogni vento. Soltanto una coscienza civile può far sentire la necessità di dare il più esteso valore alla cultura. Questo è il progetto della Costituzione. Grazie. Ringraziamo moltissimo il professor Montanari, è un piacere che ha finito con Concetto Marchesi, che sta anche per Padova. Un personaggio veramente unico e straordinario. Non so se qualcuno ha qualche domanda, c'è qualche cosa. Cosa facciamo? Vediamo se le portano un microfono. La responsabilità che i nostri giovani oggi. Ci vuole qualcosa. Ecco, arriva il sarto. La responsabilità che i nostri giovani oggi sono completamente lontani. Faccio un esempio. C'è stato il giorno della felicità. Hanno dato un tema a un liceo, una quarta di liceo. Io discuto con mio nipote che cosa ha scritto, così. Poi il tema non è la felicità, cos'è? Perché lui aveva deciso che la felicità è nelle piccole cose. Io ho detto, momenti di felicità li ho avuti al Partenone, li ho avuti in Grecia e adesso ce l'ho nei musei, ma proprio felicità. Beh, no, ma vedi, sono piccole cose. Allora, io credo che si possano fare due discorsi. Uno che guarda una realtà che c'è, e cioè che negli ultimi 30 anni la cultura è stata straordinariamente mercificata. Naturalmente i rapporti della cultura col mercato sono necessari, c'è l'industria culturale, gli artisti devono vivere, ma la riduzione della cultura a merce e soprattutto del patrimonio storico pubblico a merce ha significato la riduzione di noi a clienti e consumatori. Questo rapporto con il patrimonio è stato messo in discussione.
D'altra parte però non sarei del tutto negativo e pessimista. Devo dire che recentemente la grande manifestazione per il clima, promosse da ragazzi giovanissimi, sono state una potente smentita per noi tutti che diciamo, magari anche con qualche ragione, che questi ragazzi hanno la testa del telefonino, che sono astratti, che non prendono a cuore i beni comuni. Io mi sono trovato la casa invasa di ragazze tredicenni, compagne di classe mia figlia, che facevano volantini, ragazze che se si parla di politica forse giustamente scappano, e che però si sono trovate, direbbe De Gregori, tutte con gli occhi aperti, che sanno benissimo che cosa fare. E io sono stato a una manifestazione di piazza di 15.000 persone, 10.000 avevano meno di 18 anni, e parlavo del fatto che abbiamo un pianeta solo e dobbiamo pensare a chi viene dopo. Come dire, noi non siamo stati capaci di farlo. E credo che, insomma, nonostante tutto, la scuola pubblica italiana, nonostante il tentativo di massacrarla, di delegittimare la figura degli insegnanti, di sottopagarli, di umiliarli con una riforma più demenziale dell'altra, alla fine la scuola pubblica resiste. E tra mille problemi e tra mille difetti, il suo ruolo mi pare che continui a svolgerlo. Io continuo a vedere, andando nelle scuole, tantissimi ragazzi che hanno tantissimo da insegnarmi. Naturalmente, come dire, è una situazione complessa, ci sono tante contraddizioni, però io non sarei privo di speranza. Anzi, devo dire che sono più pessimista guardando i miei coetanei e i più anziani di me che non i più giovani, francamente. Qualche minuto al giorno è il suo. Allora, rispetto alla spesa per la cultura, sì, naturalmente poi diminuendo il PIL... Se vedo di accendere, non so se accende. Non lo so. No, non parlava dentro. Allora, rispetto a quello che l'Italia spende per la cultura, è veramente risibile, anche perché il nostro bilancio cala sempre di più, di conseguenza tutto il resto ne viene. È il 23° posto in Europa. E poi soprattutto un'altra cosa che mi ha sempre scandalizzato, il fatto della scomparsa delle sovrintendenze. È una cosa di una gravità che veramente, cioè, non so perché non se ne parli, perché è togliere una classe, cioè chi era preposto alla difesa del nostro ambiente con coscienza e conoscenza. Avrei altre mille cose, ma a casa, leggendola, avevo già scritto le cose, cioè veramente c'è tutto, da appassionata della Costituzione, di cui questa signora ci elargisce da 11 anni la sapienza. Ecco, e poi con il vostro intervento quest'anno, con questo argomento, veramente ci riempie gli occhi e il cuore di cose di cui abbiamo speranza che possa migliorare. Anche a livello ideale le sono molto vicina, molto. Grazie mille. Le sovrintendenze, non c'era tempo di parlare di tutto, ma Florestano Di Fausto nel suo intervento parla delle sovrintendenze. In Assemblea Costituente si parlò delle sovrintendenze. L'Accademia dei Lincei fece un voto da leggere in Assemblea Costituente sulla necessità di non devolvere la tutela alle regioni future, ma di tenerla al centro, perché c'era già un sistema di tutela centrale, ma articolato sul territorio, che era quello delle sovrintendenze. Concetto Marchesi difende a spada tratta, dopo essersi informato da Ranuccio Bianchi Bandinelli, che era direttore generale delle Belle Arti, l'importanza. L'importanza delle sovrintendenze sta nel fatto che è molto chiaro nella prospettiva della tutela dell'essere tutori, che le decisioni sull'ambiente, la Corte Costituzionale chiarisce, soprattutto negli anni 80 e 90, attraverso una serie di sentenze importanti, che paesaggio si intende anche l'ambiente e la biosfera. Ambiente è una parola che si comincia a usare nel discorso pubblico italiano alla fine degli anni 50, non si usava al tempo della Costituente, ci sarà poi nel titolo quinto ambiente, ma il paesaggio tiene dentro anche l'ambiente. Si spiega che le decisioni sul paesaggio, sull'ambiente, sui beni culturali non possono essere prese dall'autorità politica, che è soggetta alla ricerca del consenso, proprio perché, si dice il Costituente, non votano gli italiani del domani e non votano più gli italiani di ieri. Una generazione non può prendere decisioni così distruttive potenzialmente su chi deve venire dopo.
questa idea che il potere politico si debba arrestare di fronte al sapere tecnico-scientifico delle sovrintendenze, è un'idea che non è mai andata giù ovviamente al ceto politico. L'idea delle sovrintendenze regionali, cioè di asservirle direttamente al potere politico, è l'idea che aveva preso corpo in Sicilia proprio a causa dell'autonomia data prima della Costituzione. In Sicilia è l'Assemblea regionale, l'assessore dei beni culturali che nomina i sovrintendenti. Gli effetti sul patrimonio culturale siciliano li vediamo tutti. La richiesta di autonomia differenziata di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, che è una scelleratezza assoluta che distrugge veramente il progetto della Costituzione, ed è singolare che gli stessi che dicono prima gli italiani distruggano l'Italia contestualmente nello stesso momento, ed è uno scempio bipartisan, perché ovviamente si attua il titolo quinto fatto dall'Ulivo nel 2001 con le preintese fatte da Gentiloni, cioè c'è una cooperazione, diciamo, in cui, come in tante altre cose, vediamo la continuità del male, parafrasando la Arendt. Quell'idea torna ora, perché l'idea, Salvini ha detto, ci vogliamo nominare le sovrintendenze. Quando la regione Lombardia, voglio dire, si è risposto con sprezzo anche razzista, che l'autonomia differenziata del nord non provocherà fenomeni corruttivi paragonabili a quelli della Sicilia. Io vorrei ricordare dove è Galan ora e dove vorrei ricordare dove è Fortigoni ora, cioè i presidenti di Lombardia di Veneto. Non è che ci mancano esempi, purtroppo, del fatto. Allora, mettere sotto la potestà regionale, avvicinare ai poteri la tutela, sarà un rischio terribile da questo punto di vista, perché questi valori non negoziabili, perché si calcolano sul lungo termine, appartengono all'umanità, verranno invece negoziati sul brevissimo tempo del ritorno del consenso politico. In Costituente si parla continuamente di questo. Lo stesso Lussu dice: non possiamo, dice, io sono autonomista sardo, ma non possiamo mettere le decisioni sull'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio in mano alle autorità locali. Tutto il discorso è proprio tutto in prospettiva su quello che succederà dopo quando saranno create le regioni. Con certo Marchesi si batte fino all'effusione del sangue tenendo la raffica regionalistica. E il punto è proprio il fatto che ci sia un'autonomia rispetto al potere politico. Quando si crea il Ministero per i beni culturali si discute moltissimo su che cosa fare. Massimo Severo Giannini era molto in dubbio, propose a un certo punto un'agenzia. Probabilmente la decisione più saggia sarebbe stata farne una sorta di magistratura del territorio, proprio sul modello del magistrato delle acque veneziano, una magistratura che non rendesse conto e che avesse un suo consiglio superiore, esiste il Consiglio Superiore dei Beni Culturali, qualcosa che resistesse in scienza e coscienza. Le sovrintendenze sono una nobilissima istituzione che però è stata attaccata, delegittimata e soprattutto è stata, diciamo, attaccata concretamente, definanziata, oltre al pochissimo prestigio sociale derivante dagli stipendi da fame e quindi anche ai rischi di corruzione, ma è stata soprattutto poi privata di ogni mezzo e di ogni ricambio. Bisognerebbe oggi, per avere le piante organiche del Ministero, assumere di botto 8.000 persone. 8.000 persone saremo sul livello di capeggiamento. Dal prossimo dicembre la sovrintendenza di Siena, che è Siena, Grosseto, metà Toscana, non avrà più nemmeno uno storico dell'arte. Contemporaneamente il governo continua a provare a mettere il silenzio a senso. Cioè, se io ti porto una pratica e tu non mi rispondi entro 60, 90, 120 giorni, dipende, si intende che è sì. La Corte Costituzionale ha detto che sul patrimonio e paesaggio non ci può essere il silenzio a senso, perché sono materie tali per cui semmai ci dovrebbe essere il silenzio di senso, il silenzio rigetto, perché sono beni indisponibili da questo punto di vista, e invece si va verso quella cosa. Ma se io ti dico che devi darmi una risposta entro 60 giorni e contemporaneamente non c'è più nessuno, con quota 100 usciranno gli ultimi, è chiaro che è il delitto perfetto. Il punto è che cosa ci sta a cuore. Renzi ha fatto lo sblocca Italia, ora si fa lo sblocca cantieri. Il problema dell'Italia è che abbiamo costruito troppo o troppo poco. Il problema è che abbiamo troppa corruzione o che dobbiamo invece snellire le pratiche e avere meno controlli? Perché, cioè, ci raccontiamo che sono i controlli che bloccano il paese, è il paese occidentale più corrotto, dobbiamo davvero toglierli. Cioè, il nostro problema è che abbiamo troppi lacci e caccioli, o forse non è che abbiamo troppa corruzione. Insomma, diciamo,
sono alcune delle questioni che poi mi rendo conto sono fortemente impopolari, perché il sovrintendente è visto come il signor no che ti rompe le scatole, che ti dice che questo non lo puoi fare, e indubbiamente sono stati fatti tanti anche errori, naturalmente, ma il principio che non tutto sia nella disponibilità di chi quel momento governa mi pare un principio sacrosanto, che peraltro è costituzionalizzato, perché le sovrintendenze precedono alla Costituzione e se ne parla esplicitamente nell'Assemblea. Tra l'altro stanno togliendo la materia di storia dell'arte ai licei? Beh, diciamo no, non ancora, la Gemmini che Dio la preservi, è la tolse nel turistico, dove, nel triennio del turistico, dove evidentemente con turismo la storia dell'arte è proprio. Sì. Anche se. Patrizia, le sue parole sono: una classe politica dirigente analfabeta che odia come in ciampo le sovrintendenze, cioè, questo secondo lei è perfettamente. Sì, c'è anche un'insofferenza più generale verso il pensiero critico, certo. I gufi, i professoroni, che siano i costituzionalisti che si oppongono alla riforma costituzionale, che siano i storici dell'arte che si oppongono a traforare le pareti di Vasari in Palazzo Vecchio per trovare un governo che non c'è, il professorone è sempre visto come un intralcio, ma questa è una vecchia questione del potere politico italiano, diciamo. Speriamo che ci lasci nel canale 5 della RAI culturale, almeno quello almeno la potremo godere. Grazie. Volevo dirvi che tutte le nostre cose, grazie a questo gentile signore che fa le cose, le trovate su YouTube, a parte sul sito, che magari se tu ce la dai mettiamo sul sito, ma lui così lo rivedete su YouTube, come rivedete anche Zaccheschi.